in ogni città che abbia una storia più o meno antica esistono dei luoghi che portano più o meno sfortuna. A Venezia sono molti. In Cale del Spezier non troverete nessun veneziano disposto a calpestare quella pietra, perché farlo porterebbe veramente sfortuna. Fatti però pochi passi e saliti sul ponte di San Canzian, la situazione diventa inversamente proporzionale. Toccare in successione questi due anelli di metallo, anche passeggiando, porta invece estremamente bene, è un atto molto fortunato. Fra i tanti luoghi della città nei quali alberga la buona o la mala sorte, non poteva mancare Piazza San Marco, ed ecco che sotto l'ala napoleonica e in bocca di piazza arrivando da San Moisè c'è questo trofeo che raffigura l'armatura di un centurione. Secondo i veneziani, perlomeno i veneziani superstiti, toccare la pancia del centurione porta bene, porta fortuna, ed ecco il motivo per il quale è così lucida, perché quando un veneziano transita di qui non manca mai di dare una toccatina alla pancia.